La nascita delle specialità mediche, il primo trapianto di cuore, la nutrizione, la farmacopea, l'intelligenza artificiale, le medichesse della storia della medicina, al centro della seconda giornata del 49esimo congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina, organizzato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Salerno. Tra le location che ospitano gli eventi, tra questi il Teatro Augusteo, dove questa mattina si è svolto un incontro in omaggio proprio alle medichesse dell'antica scuola medica salernitana, con storici e scienziati provenienti da ogni parte del mondo che hanno discusso dell'evoluzione del ruolo delle donne in medicina. Le donne sono molto invisibili e adesso mi piace moltissimo trarre su lavoro, su lavoro alle lettori di storia della medicina. Noi qua ricordiamo una donna medico, Trotula. Trotula, sì, Trotula, fantastica. Credo che Trotula è una donna che segue la tradizione bizantina e perché poi la Chiesa Cattolica ha fermato la Chiesa alle donne. Però Trotula e le altre donne di Salerno sono una legacia della medicina greco-romana e bizantina che si è interrotto e ritornato in il secolo XIX. Con l'accesso della donna all'università. Un'ultima domanda, quanto le donne medico hanno contribuito per la medicina? Molti medici, più che è registrato, che si sa, perché sono nascosti nella storia, ma le donne sono sempre e cuidatore informale. Desde sempre. Il Salone dei Marmi a Palazzo di Città ha ospitato il convegno incentrato sul tema dello sviluppo delle specialità mediche, coordinato dal dottor Attilio Maurano, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, e al Baki Benjelon e dal professore Giorgio Zanchin, past president of the International Society for the History of Medicine, che si è soffermato a parlare di Bernardino Ramazzini, medico, scienziato e fondatore della medicina del lavoro. Un personaggio estremamente importante e una delle glorie dell'Università di Padova, dove egli produsse, o meglio, dove egli perfezionò il suo lavoro principale, De Morbis Artificum Diatriba, pubblicato in prima edizione nel 1700, in seconda edizione a Padova, ampliato nel 1713, un anno prima della sua morte, che avvenne appunto a Padova. È affascinante il personaggio, intanto per l'argomento, perché è considerato un pioniere dell'illuminismo Ramazzini, proprio per la sensibilità sociale impensabile in tempi precedenti. Dobbiamo immaginare un paludato professore universitario che non si perita di recarsi sul campo, e questo è un aspetto della sua grande modernità, per intervistare direttamente lavoratori umili come i vuotatori delle fogne, e quindi una sensibilità sociale che davvero apre una nuova epoca, quella della sensibilità sociale che caratterizza l'illuminismo.